Ben trovati a tutti amici e amiche di Radio Speranza in Blu, da Massimiliano Spiriticchio. Antonio De Ronati. Ciao. Buongiorno. Antonio, ciao Antonio, ciao, come ciao, stai? Tutto ciao. Bene? Sì, tutto bene, al chiuso va bene. Sì, ancora al chiuso, però purtroppo sembra essere al chiuso, metaforicamente parlando, anche il Pescara, nel senso che avevamo sperato in una ripresa della squadra, però almeno dal punto di vista dei risultati purtroppo è arrivata un'altra sconfitta. Nel caso si dice a Pescara, si dice sta chiuso. Sì, no, infatti. Però in effetti oggi è stata una brutta sconfitta, anche perché Maturata pure sì, non ha fatto una grande partita, però è stata una gara marchiata dall'errore clamoroso dell'arbitro La Penna di Roma. Tra l'altro questo La Penna di Roma, insomma, non era già chiacchierato, nel senso che un paio di mesi fa è stato sospeso, non ha più arbitrato in Serie A, dopo le polemiche per un Juve Fiorentina in cui ha negato due clamorosi rigori alla Juve, che è strano, tu sei Juventino. Sì, però, in effetti di solito si sente dire il contrario, quindi. fatto sta che è stato sospeso dai suoi capi, voglio dire, è rientrato appunto in Serie B e ha fatto questo danno, cioè un errore che non c'era. Evidentemente era ancora scioccato, visto che era già sbagliato con la nostra VAR. Questa volta senza VAR ha dato un rigore che non c'era, era un contrasto normale tra Scognamiglia e avversario. E ovviamente questo è arrivato all'inizio della partita, ha un po' condizionato la gara. Poi sì, Pescara ha attaccato, però sono emessi di nuovo questi limiti offensivi. Tra l'altro prima della fine del primo tempo è stato anche espulso Drudi per uno stupido fallo di reazione su un avversario, un testa a testa comunque appena accennato, fatto sta che non se lo poteva risparmiare. L'arbitro è stato ancora una volta particolarmente fiscale, e quindi Pescara è sotto di un gol per quel rigore fasullo, continuando la partita in 10 fino alla fine, cercando con i suoi pochi mezzi offensivi, direi, perché il problema della squadra resta questo. Non a caso è la squadra che ha segnato meno gol in Serie B e anche quella che ne ha presi di più. Questo, nonostante adesso con Grassadonia credo che stia facendo un buon lavoro, la squadra è più reattiva, è più compatta, sembra che abbia anche maggiore grinta nell'insieme, però i limiti offensivi sono quelli di prima. Quindi secondo me, insomma, l'allenatore dovrebbe anche trovare delle soluzioni diverse per cercare di aumentare il potenziale di questa squadra, perché ovviamente tra il passo che sta portando avanti, a parte insomma anche la vittoria di Cittadella, pure quella è stata comunque con un tiro in porta e con uno o due tiri in porta a partita, per uscire fuori dal tunnel è quasi impossibile. Quindi il problema vero è questo, quindi l'allenatore che già ha dato, diciamo, un'impronta alla squadra, deve trovare un modo per renderla più offensiva, più efficace, magari visto che ha una batteria di attaccanti, di trequartisti di qualità, di vedere come cambiare la squadra per dare una maggiore incisività, altrimenti non c'è scampo, ma, cioè non basta la grinta, la forza e la voglia di fare, questo è vero. Adesso il prossimo esame è a Pordenone, la partita anche questa ovviamente è sempre difficile perché in Serie B non è che ci siano gare facili, però insomma in questo momento la squadra deve giocare una finale dopo l'altra fino alla fine. Adesso è ancora a 4 punti sotto la zona play-out, almeno quello. Sicuramente ieri ha perso anche la Reggiana, che è una delle quelle che stanno ai margini della zona rossa, che Cosenza
insomma, il calendario, il prossimo calendario prevede impegni duri anche per le squadre che sono in lotta per la salvezza, c'è l'Ascoli pure, che giocherà con Venezia la prossima, Ventella con la Spalla, insomma c'è la possibilità, però ovviamente il Pescara deve battere con qualche colpo in più, altrimenti veramente dura. Sì, insomma non basta Busellato, ecco, per dirla proprio con uno slogan, diciamo così, vero? Sì, beh certo, la squadra tutto sommato è molto aggressiva, insomma, sicuramente non, rispetto al periodo Breda è una squadra che ha maggiore consistenza. Però non ha risolto questo problema offensivo, ripeto, non è questione né di sfortuna, quando tiri una o due volte ogni partita, magari anche mantenendo il possesso palla, evidentemente le cose non vanno bene, insomma, per dire. Certo, intanto deve però trovare un... Sì, no, bisogna trovare sicuramente un equilibrio, insomma. Intanto certo. Dicevo, notizie positive pur nella negatività del giocare sempre fuori casa, vengono dalla pallanuoto, perché lì il Pescara ha giocato ad Ancona, però nonostante questo è riuscito a vincere, e speriamo, Antonio, che si risolva la questione le Naiadi finalmente. No, certo, le Naiadi purtroppo restano chiuse. Il Pescara, che è una delle due squadre che giocano in B, l'altra ha riposato, giocherà la prossima sabato. Il Pescara appunto ha battuto la Jesina sul campo di Ancona ed in questo momento è in vetta alla classifica con 6 punti, quindi al punteggio pieno. L'allenatore, vale la pena ricordarlo, è Franco Di Puglio, che è il padre del Di Puglio nazionale, cioè il miglior pallanuotista d'Europa già ed è ovviamente della nazionale, ma tra l'altro questo Franco Di Puglio era il vice di Malara, che poi ovviamente dopo lo stop ai campionati è tornato, non ha avuto la possibilità di restare, mi sarebbe piaciuto, però è tornato a Genova e lui Franco è stato promosso come primo allenatore, insomma l'esperienza non gli manca, anche quindi la squadra credo che sia discreta, per cui comunque in questo campionato di Serie B ci può essere un Pescara protagonista per riprendere quella 2 perduta per mancata iscrizione. Sì, speriamo tutti, perché insomma Pescara merita un palcoscenico come la 2 di pallanuoto. E intanto ci sarà un altro palcoscenico che riguarda questa volta la pallamano, la nazionale insomma si è allenata anche in Abruzzo, c'è stata questa kermesse importante, è un momento importante anche per i cosiddetti sport minori in Abruzzo, che tanto minori poi non sono, tant'è che hanno avuto una visibilità anche nazionale, vero? Sì, certo, no, la pallamano, Azzurro credo che abbia trovato la sua casa in Abruzzo, a Pescara in particolare, perché insomma Teramo ha una grande tradizione, da Sant'Angelo anche, come c'è una vecchia tradizione per questa disciplina, e quindi questi raduni della nazionale ovviamente servono anche proprio ad aumentare proprio la caratura proprio della pallamano abruzzese, secondo me. Ma appunto parlando di sport minori, chiamiamoli minori, che so, non vorrei segnalare anche l'Amicacci Basket in Carrozzina, che ha ripreso il campionato, questa volta si giocano partite dirette sta giocando i playoff del campionato di basket, l'ultima. Qui parliamo del massimo campionato, cioè è in lotta per lo scudetto la Micacci. Certo, difatti praticamente ha messo, insomma, ha ipotecato la semifinale, perché sta giocando i quarti, ha vinto a Bergamo per 59-48 e sabato c'è il ritorno a Giulianova, quindi c'è, secondo insomma, il pronostico della parte dell'Amicacci, che potrebbe fare un'altra cavalcata come nella passata stagione 2 anni prima. Poi che devo dire, anche nel calcio a 5 c'era un seguente fermo martedì
gioca la nazionale in Belgio, dopo aver battuto con 4-2 la Finlandia, mentre venerdì riprende il campionato con il derby con il Color Max, un acquestapone che in questo mese si trova nella condizione di dover inseguire, perché l'ultima imprevista sconfitta insomma ha favorito il sorpasso del Pesaro, che oramai la rivale storica, diciamo, di questi anni per l'acquestapone. Se un punto di vantaggio, un punto di differenza tra le due, ma come ho già detto altre volte, questo è un duello che andrà avanti per tutta la stagione, soprattutto quando ci saranno i playoff e le fasi decisive. E invece prima hai citato Bergamo, no? A proposito della Vicacci, però stasera da Bergamo arriva l'Atalanta a San Siro. E, insomma, tu quanto temi questa Atalanta da interista? Ah, guarda, io per la verità sono anche un po' atalantino. Sempre nerazzurro, Sì, esatto, no, ho avuto la fortuna di seguire professionalmente l'Atalanta negli anni, fine anni 80, primi anni 90, anche nelle coppe europee, con i tempi di Mondonico, di Brosio, l'Atalanta di Stromberg e Vahir, insomma, l'ho seguita nelle coppe europee, quindi c'è un pezzo di cuore anche per, anche per l'Atalanta. Ma chi ricorda quegli anni oggi sa che affrontare l'Atalanta è sempre stato come andare dal dentista, per citare. Esattamente. Sì, magari allora era meno forte di questa Atalanta costruita da Gasperini, che veramente direi è un piccolo gioiello, perché sì. Perché veramente l'Atalanta, insomma, sono tre campionati di grandissimo livello. Adesso stasera sarà, diciamo, l'esame più importante dell'Inter per questo scudetto, che sembra non dover sfuggire a Conte, però questo è un esame importante. Intanto insomma, l'Atalanta è abituata a lasciare il segno, anche va ricordato il 5-1 liquidato al Milan qualche tempo fa, sì. Quindi non c'è da scherzare. In questo momento c'è l'Inter a 3 punti di vantaggio sul Milan, mentre l'Atalanta è a 1 punto dalla zona champion, quindi insomma si giocano tutte e due a grandissimi livelli. L'Atalanta in questo momento è in gran forma, a questo Muriel, che insomma, è una specie di fenomeno, perché continua a segnare anche pur giocando al singhiozzo e alle spalle di Ronaldo e Lukaku, per dire, una classifica cannoniere. Però è comunque una squadra difficile da affrontare. Sicuramente trova l'Inter migliore di questa della gestione Conte, perché dopo diciamo la scoperta dell'allenatore che poteva giocare in maniera diversa, dando fiducia a Eriksen come mezzala e a Perisic come esterno da esterno, è un'altra squadra, una squadra molto, molto più forte, di maggiore qualità, e veramente in questo momento credo che sia una delle migliori in Europa. Per cui diciamo un po' anche a sua insaputa ha costruito una squadra che in questo momento è difficile da affrontare, quindi sarà comunque una bella partita. Poi tra l'altro per l'Atalanta ci sarà subito dopo la prossima settimana questo confronto con il Real Madrid, che ieri insomma ha pareggiato con l'Atletico Madrid e si trova insomma un po' molto fuori dalla zona, lontano dalla vetta dove l'Atletico Madrid in questo momento sta dominando il campionato, e anche le squadre del Barcellona che sta rimontando. Per cui insomma è un momento particolarmente felice anche per l'Atalanta, perché dopo questa super sfida con l'Inter avrà quest'altra grande occasione a livello internazionale con affrontante il Real Madrid. E poi per quanto riguarda appunto la Champions, domani c'è la Juve che dovrà rimontare il Porto, prevista sconfitta
in Portogallo, che lui insomma è un po' pesato, però la Juve è in grado di ribaltare la situazione. È difficile perché Porto è una squadra molto solida, però insomma è nelle corde della Juve. Mentre invece poi giovedì ci sarà anche l'Europa League con il Milan che affronta in trasferta il Manchester United. Manchester United che ieri tra l'altro è riuscito a battere il Manchester City nel derby, Manchester City che sta dominando il campionato, insomma più di 10 punti di vantaggio, quindi questa vittoria del Manchester United non era che fosse prevista, però insomma la squadra anche questa di grande livello, quindi sarà una bella sfida per il Milan, che tra l'altro insomma, in questo momento deve rinunciare a Ibrahimovic, il campione a Sanremo, ma in sì. Tribuna. Sì, il campione mezzo infortunato, insomma, si è detto, però il Milan, nonostante questo, è riuscito comunque. Forse anche la grinta della squadra che emerge, perché quando si pareggia al 97esimo, certo sul rigore tutto quanto, però comunque vuol dire che la squadra, la grinta c'è, il crederci fino in fondo, quello c'è. È sì, merito sì, no, di Pioli. La verità mi ha sorpreso, insomma, la vittoria di Verona di ieri, di vittoria netta, tra l'altro Verona è una squadra che stile Gasperini, io Ricci perché è stato il suo vice, quindi allo stesso modo. Ha costruito una squadra che è difficile da affrontare, però il Milan ha vinto bene, praticamente ha dominato la partita, ha vinto 2-0, si ritrova comunque sempre sulla scia dell'Inter, almeno 3, e davanti alla Juve, alla Juve che comunque deve ancora recuperare la partita col Napoli. Quindi insomma è un bel Milan, questo anche senza Ibrahimovic, che insomma ha trovato giocatori soprattutto di punto di riferimento importanti, che sembrava qualche mese fa, non molto lontano, che non fosse magari all'altezza dell'Emilia, così dicevano i super critici, invece credo che sia adesso un po' la spina, il cervello certo. E la forza di questa squadra che non molla mai e quindi che gioca anche un buon calcio. Insomma Pioli è un ottimo giocatore, un ottimo allenatore, secondo me sottovalutato negli ultimi anni, perché dovunque sia andato ha comunque fatto bene, anche all'Inter ha fatto bene. Insomma ne vedremo delle belle. Antonio, esatto, sì. Purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però noi tra 7 giorni saremo sempre qui a commentare i fatti sportivi della settimana, abbiamo sentito che ne saranno un po', insomma, vero? Non mancheremo, ciao, grazie a tutti, ciao. Saluto a tutti, ciao.